Buongiorno cuccioline, noi siamo in partenza per la seconda volta, sempre per San Teodoro, per la nostra Sardegna, ma questa volta ci sarà una piccola novità che poi vi diremo e che poi vedrete ovviamente. Sono le 11 del mattino quasi e le bimbe stanno ancora dormendo. Io sono andata a fare delle commissioni, le ultime, quelle che mancavano prima della partenza, loro sono rimaste a casa col papà, ma adesso andiamo a svegliarle perché tra 2 ore arrivano a prenderci per portarci in aeroporto. Buongiorno, ma vogliamo partire stamattina o vogliamo restare a Novara? Ragazze, tra 2 ore arriva il taxitino. Sono le 11, dai che stasera siamo a San Teodoro, dai. Buongiorno amore, ascolta Anastasia, non abbiamo molto tempo, dobbiamo pranzare prima dell'1:30. Tu ti sei alzata adesso. Vuoi un toast invece del pane con la Nutella? Non voglio niente. E mangiamo il pane e il toast tra un'oretta? Prima di uscire di casa, poi mangiamo qualcosa in aeroporto? Ok, amore? Sì. Allora, Anastasia, vieni a mangiare. Non vuole mangiare. Tu mangia perché tra poco si parte. Ani, vai? Sì, amore, siamo in partenza. Siamo in partenza. Dai, vieni a mangiare qualcosina. Perché poi facciamo tardi e tanta fame e non riesco a darti da mangiare. Dai. Brava Anastasia che mi hai ascoltata. Dai, sforzati. Perché no, non è vero. La piadina, la cosa più buona del mondo. Sforzati perché se poi andiamo in aeroporto e mi chiedi qualcosa da mangiare... Io vomito. Ti dico di no, mamma. Vuoi che te la porto in aeroporto? Ma me la fanno buttare. Me la fanno buttare. Perché non possiamo portare il cibo quando... Sì, la puoi mangiare prima di fare il check-in, ma tanto lo sai che poi quando appena arriviamo noi facciamo subito tutto, dai! Siamo in macchina e stiamo andando. E siamo stanche, vero? Tutto bene? Sì. Hai sonno? Sì. Oggi abbiamo sonno, mi sa che quest'oretta ce la facciamo dormendo in volo. Sì. Niente aperitivo? No, si dorme. E poi sì. Io prendo gli MMS così poi vediamo solo gli MMS, le pringosso, no? Perché. No, basta. No. Solo gli MMS perché voglio vedere poi. E io ti dico, tu dici un colore e io pesco un colore. E se dormo? Arrivati in aeroporto. Ragazzi, non c'è nessuno. Nessuno. Ci siamo solo noi. Meno male che siamo arrivati in anticipissimo. E che l'aereo è in ritardo, se non lo perdavamo. Tanto abbiamo perso papà William. Boh, noi andiamo alle Maldive? E lui lo mandiamo a San Teodoro, cambiamo rotta? Là, no, è là. Uffi. Ci è andata male. Allora, papà è sparito per la seconda volta, quindi io direi, ho capito, ma è in bagno da un'ora, io direi di dirottare veramente la nostra rotta e andarcene alle Maldive. Ma che... Ale, scusate la parola, ma io voglio andarmene alle Maldive, lui arriva sempre, ogni volta che accendo la videocamera lui arriva. Facciamo questa challenge in aeroporto con cibo cinese gommoso, vero? Vanessa, tu devi scegliere uno di questi, chiuderai gli occhi, noi gireremo la ciotolina e tu dovrai indovinare e prenderlo. No, prima devi decidere quale, prima di chiudere gli occhi, devi indicarci quale vuoi mangiare. Quale? Sashimi. Sì, nigiri questo qua, sì. Al salmone. Chiudi gli occhi. Oh. Guarda. Vai. Ah, amore, mi dispiace, non puoi mangiarlo. Solo chi indovina può mangiare. Allora, quale vuoi? Io voglio questo. Ok, chiudi. Chiudi bene, eh? Sì. Che noi non ci fidiamo di Anastasia. Ok, vai. Questo. Anastasia, ho sbagliato. Adesso tocca a me. Tocca a te? Sì, certo. Io voglio gli spaghettini. I noodles. Ok. Sbagliato. No, aspetta, ha sbagliato cosa? Non ho toccato niente. Sì, toccato. Non so neanche dove andare. No, qua. Dov'è? No. La scatola. Dai. Eccoli. No. È difficilissimo. Tocca a me. Sempre ancora lui. Ok. Vai, Vane. No. Per
Va bene, dai. Io sempre questo. Dai, tu il pesciolino? Sì. Vai. No. No, no, io voglio però. Ultimo giro anche per me, poi mangiamo. Okay. Io sempre i noodles. Ok. Aspetta. Non vale. Oh. Ok. No, più indietro. La scatola. No, no, più indietro. No. Ah. Avevi messo il dito qua, invece che qua eri vicino. Però sei andata a dire. Voglio assaggiare, dai. Non vale. Allora, sacchiamoci un po' degli zuccheri. Guardate. Ma come ho detto, sacchiamoci degli zuccheri, ti sto portando a fare un giro. Andiamo a vedere se è uscito il gate, dai. Ciao. Bentornati. Ciao. Dice il tabellone che fino a qualche minuto fa non c'era, ma perché ancora è presto, amore. Vediamo. Non c'è. Sì, no. Non succede. Ma non c'è il numero. C'è gate, alle 4:20. Alle 4:20 esce fuori, ok? Manca ancora un po'. Dobbiamo aspettare ancora un'ora e mezza. Cosa facciamo? Giochiamo a nascondino. No, giochiamo un gioco di due nel telefono. Allora, siamo arrivati in anticipo perché avevamo la persona che ci veniva a prendere, ma noi avevamo però questi 45-50 minuti di ritardo. Adesso non ci passa niente. E abbiamo ancora un'ora e mezza di attesa. Ciao. 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 Ma che strano, sei al telefono? No. No. Sto facendo i filtri, guarda. Stai facendo finta? I filtri. Ah, i filtri. Ma Anastasia, hai un'ora e mezza di filtri da fare. Vabbè, ci vediamo dopo sull'aereo. Salute. Vanessa. Mi sto annoiando. Anche io. Cosa? Sto annoiando. Tu? Sì. Mica tanto tu. Dobbiamo fare qualcosa di divertente perché abbiamo ancora un'ora e mezza di tempo da stare qua. Oh, l'attaccatura dei capelli a punta, che brutta. Bimbe, buone notizie, ci stiamo per salire sull'aereo. L'aereo sta recuperando e forse partiamo, non dico in orario ma quasi, eh? Che bello, meno male. Dai, così arriviamo prima, ci prepariamo veloci e stasera andiamo a mangiare dai nostri amici. Stiamo entrando a piedi, tutto il tragitto a piedi per salire sull'aereo. È la prima volta che capita, eh? Ci siete? Allora ragazzi, siamo saliti ma Vanessa non si sente bene. Cosa c'è? Non ti piace stare nei posti stretti? Soffri un po' di claustrofobia? Vuoi stare qui al posto mio? No? Hai tolto le scarpe? Però ho dei dubbi che fosse... Vabbè, al massimo infatti le rimetti un attimo, eh? Non ti vuoi spostare? Ti vedo bianca bianca. Buon, dai, adesso guardiamo il menù e Vanessa si riprende subito, ok? Allora, se c'è la pizza prendo la pizza, che anche come è bella, la vedi. Sì, è quella che hai già preso all'andata. No, è diversa. Questa è rotonda. Ma quella che... Ok, va bene. Poi, se non c'è la pizza, invece mi prendo la pasta al pomodoro. La pasta al pomodoro alle 5 del pomeriggio. Sì. E se poi non ti piace? No, prendi il toast, che era buonissimo. No, mi fa bene. Prendi... Io voglio prendi i salamini. O se no prendo gli Haribo, Pringles e gliene mangio. Ma tu sei pazza, tu le caramelle in volo non le mangi. Io Pringles e gliene... Ah, ma io le cicche, le volete per quando partiamo? Non parlare di cicche. Me la date la nonna per le orecchie? Ah no, sapete? Se non c'è la pizza, prendo un salamino. Ma io prendo le Pringles e gliene mangio. Avevi detto che le Pringles non le prendevi. No, non prenderle. Sì, le prendo. Se non le mangi? Le mangio. Vediamo se c'è quello che dice tua mamma. Cosa dico io? La cosa limone. Certo che c'è. Aperol spritz, ma magari Settiamo. Cambio, adesso guardo, perché questo qua papà me li ha comprati, li ho già bevuti a casa. Me li ha trovati. Me li ha trovati su internet. Sì che li ha comprati. E prendi. Vedo, ci penso io. Guarda, non c'è quello là che avevi visto prima. Quale? All'arancio, tipo.
Zero. Ma no, ma amore, ma quello è un liquore al mandarino. No, 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 adesso non esageriamo, Buono, una vodka drink. Mizzica, la vodka, pesantissima, no, no, assolutamente. Dove sei, amore? Stiamo decellando. Sai? Non ti piace? Ma sì. Buon viaggio, bimbe. Buon viaggio. Allora, ragazzi, è stato un decollo un po' particolare perché abbiamo trovato i posti soltanto dietro ed è bruttissimo, quindi con l'aereo che traballava, adesso si sta rilassando un attimino da questo decollo veramente brutto. Anastasia, anche lei? Benissimo, allora io mi sposto davanti a Papa William perché è da solo, cioè nel senso i tre posti davanti a lui sono vuoti. Andiamo, andiamo tutti e tre, va bene? Hey, don't think glasses for only 104 euros instead of 139 and many more special offers. Do not hesitate to stop at the pass into the cabin. Yes, scout payment. We also take donations for UNICEF to help children to continue their education worldwide. Any donations as well as that, we thank you for your generosity. Dopo 45 minuti finalmente è arrivata la pizza di Vanessina, che non è grandissima, però come io ti avevo anticipato, secondo me, vista l'attesa, è stata cucinata da un vero pizzaiolo perché ha un profumo buonissimo. Ma cos'era? Dai, l'assaggio. D'accordo. È buona? Vero? Ma fa un profumo buonissimo. No, grazie, io ho mangiato, grazie amore. Goditela che fra un quarto d'ora dobbiamo scendere. Piano. Andiamo a casa. Allora, cucciole, sì, siamo praticamente. Stiamo atterrando. Fame. Anch'io. Anch'io ho fame. Stiamo atterrando. E poi. Sto cercando di dire una cosa. Stiamo atterrando. Mi amo, lo sai che mi chiamo Vanessa? Tu sei detto? Che io mi chiamo Vanessa. Vabbè, comunque stiamo atterrando, dai, ciao. Volevo dire un'altra cosa ma non la dico. Ragazzi, ci vediamo a casa. Ragazzi, siamo tornati a San Teodoro e adesso andiamo a mangiare, quindi ci vediamo domani. Ciao. Bimbe, papà vi ha fatto una super sorpresa. Venite a vedere. Chiudete gli occhi però, Non vedo niente. Dove vai, Anastasia? A dopo. Tente. Attente. Dov'è? Qua. No. Dove c'è la lavatrice più o meno? Attente. Venite ancora un pezzettino, che qua c'è il gradino. Venite, venite, venite. Stop. Aprite gli occhi. La piscina. Sì, la piscina con l'ombrellone. Finalmente possiamo rinfrescarci. Okay. Potete stare 24 ore in piscina. E non dovete mai scendere dal gonfiabile e io vado a riposare. Vestite? No, no, adesso gonfiamo il gonfiabile e vi mettete il costume. Non no, 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 24 ore in piscina. Il primo che esce dal gonfiabile ha perso la sfida. Guardate che bel gonfiabile che abbiamo comprato e non l'avevamo ancora utilizzato perché non avevamo ancora la piscina. Ma sai che io mi ricordavo che era il ghiacciolo? Ma sai che anch'io? E ce l'abbiamo anche, Secondo me potremmo anche cercarlo e gonfiarne due, così ognuno ha il suo gonfiabile. Oh, wow, ma sei perfetta per il gonfiabile, sembri una sirena e il gonfiabile è la coda di una sirena. Però secondo me, Anastasia, noi abbiamo anche il gonfiabile dello scorso anno che era il ghiacciolo. Vero che avevamo un ghiacciolo? Vero. Potremmo provare a cercarlo, ma non so, bisognerebbe chiedere a papà. Comunque, Vane, dai, attacca la spina. Dopo guardiamo, sì, va bene? Mi piace il costume. Ma certo, amore! Infatti quando io non c'ero mi stavo cambiando. L'avevamo capito, Secondo me si è anche sbucata un attimino fuori dalla stanza, per un attimo. Allora, dai, proviamo a gonfiare questo gonfiabile e poi magari andiamo a cercare anche l'altro, ok, Ani? Così ne avete due. Vado. Si sta gonfiando la nostra sirenetta. Ah, mia cosa. Dimmi. Ma se troviamo un ghiacciolo, io prendo questo perché ragione, sì, sei veramente uguale, Anastasia, ma Vanessa non è che ti confondi e ti sdrai sopra Anastasia? Fai attenzione che si annega. Vanessa è il ghiacciolo, prenderà. Ah, è già pronto? No.
il gonfiabile, il ghiacciolo. Va bene, va bene? Sei d'accordo? Anche perché questo è più piccino, è adatto più per Anastasia. Ma è anche uguale a mio. Ma amore, sei perfetta. Speriamo che però il ghiacciolo non sia bucato, eh? Adesso proviamo a gonfiarlo perché è chiuso dentro quella stanza da un anno. Primo lettino gonfio e adesso proviamo a gonfiare anche il nostro ghiacciolone super gigante. Ragazzi, abbiamo gonfiato i nostri lettini e adesso Vanessa va a cambiarsi e mettere il costumino perché manca solo lei. Dai, muoviti che la sfida deve iniziare, su! Siete pronte per questa sfida? Allora andiamo, ce la fai Anastasia perché il gonfiabile è più grosso di te. Ci stanno perfettamente perché questa piscina è abbastanza grande, vero? Dai. Allora, la prima a salire sarà Vanessa sul suo gonfiabile a forma di ghiacciolo. Vai Vanessa, non devi toccare l'acqua. Fai attenzione, secondo me Vanessa... Vanessa, ma sei già caduta! Ma che non è ancora iniziata! Ho capito che non è ancora iniziata! No, perché io non... Allora, salite sul gonfiabile entrando nell'acqua. Ok, adesso inizio. Abbiamo deciso che puoi entrare, Anastasia. Anche... Entra. Abbiamo deciso che puoi salire. Nonna santa. Ani, scendi nell'acqua e poi sali. E io do il via. Ci sei? Ci sei? Infatti. Vanessa, non farla cadere. Grazie Anastasia per avermi bagnata. Anastasia, ti do 3 secondi, eh? Poi inizia la challenge. Ci sei? Perché cadi? Qual è la difficoltà? Si può mettere su un piedino? Ani, guarda. Quale piedino? Ani, in piedi, mettili là. Ok? Sì. Ci siamo? Posso ufficialmente iniziare la challenge? Come? Io dormo, ciao. Ok, la challenge inizia in questo istante. Ma neanche i piedi possono toccare l'acqua. No, neanche i piedi possono toccare l'acqua. Dovete sudare dentro questa piscina sotto il sole a 40 gradi. Primo gioco che dovete fare è quello di passarvi la palla senza cadere dal lettino. Se cade nella... La palla può cadere, siete voi che non dovete cadere. Quindi... No. È un lettino gonfiabile, che cos'è? È un gonfiabile. Vabbè, è un lettino. Com'è l'acqua, ragazze? È calda? Posso toccare una manina? Certo che puoi toccarlo con una manina. La tocco anch'io, vediamo. Oh, che bella. Magari dopo mi ci tuffo. Magari dopo vengo dentro anch'io. Mi sono un po' bruciacchiata ieri. Dai, bene. Bravissime. Perfetto, ma siete bravissime. Beh, non esagerare te, pallavolista. Caduta? Anastasia si è ribaltata. Ma cosa hai fatto? Come hai fatto a cadere? Adesso facciamo un po' di burrata, poi arriva la seconda challenge. Prima è stata vinta da Vanessa. Ok, prima. No, perché stavo tirando fuori. Inizia la seconda sfida. Allora salite sul gommone che sta per iniziare la seconda challenge. E questa challenge consiste in fare per 3 volte sasso, carta, forbice. E chi perde deve fare 5 flessioni sul gonfiabile. 5 flessioni senza cadere. Ah, mi sono dimenticata di dirvi una cosa molto importante. Chi vincerà la challenge, alla fine della challenge, chi avrà vinto vincerà 100 euro da spendere questa sera alle bancarelle di San Teodoro o ai gonfiabili. Anastasia, non è valido buttarsi l'acqua addosso. Via. Ho detto. Sì. Oh, ha vinto Vanessa. Anastasia, devi fare 5. Cos'è questa roba? Uno. Ok.
cuore non hai ben, ben chiaro che cosa sono le flessioni, te. Devi sollevarti coi piedini. Vabbè, fagliele fare così, puoi farle anche così, va bene, così in ginocchio. Brava amore, bravissima. E allora siete ancora 1-0 per Vanessa. Bravissima, non sei caduta in acqua. Grazie. Adesso dovrete giocare a palla avvelenata, quindi io mi allontano. Io dovrò. Vanessa è caduta, Anastasia. Vanessa è caduta. Uno pari. Non aveva vinto lei prima. Sì. Sei caduta tu prima. Quindi siete uno pari senza neanche iniziare la sfida. Adesso io lancerò la palla in mezzo alla piscina. Voi vi dovrete avvicinare. Il primo che prende la palla deve riuscire a colpire l'altro avversario e così via. Il primo che cade dal lettino gonfiabile avrà perso. Okay, vai. Avete a disposizione 5 tiri. Non ci posso credere. 2-1 Anastasia. No, eravamo 2-2. Uno pari. No, io prima ero caduta due volte. No, eri caduta sì. Una sola volta. No, sì, quella stessa carta, forbice e con la palla. È vero? Sì, la prima volta con la palla io ero caduta. Ah, ma sasso, carta e forbice no, hai perso, però hai fatto le flessioni e non sei caduta nell'acqua. Siete 2-1. Ma adesso stai perdendo senza ancora iniziare a giocare. Cioè, io lancio la palla. Pronti? Vanessa, non riesco perché tu non sei dall'altra parte della piscina. È vero che la piscina non è chilometrica. Vado? Allora mi metto qui. No, l'ho lanciata lei. Anastasia, dammi la palla perché deve andare in acqua. Pronto? Ha tentato di... Due pari! Ha tentato di allungarsi tenendosi con le braccia. Anni, guarda che tutto che l'altro. Va, dai, vado! Via! Sei 3-2, 3 per te Vanessa. Vado? No, che okay. Ma con voi non si può giocare. 3 pari. Rifacciamo. Ma cosa rifacciamo? Non abbiamo ancora iniziata. È praticamente finita la challenge. Vado? Pronti? Via. Sono cadute tutte e due, non ci posso credere. Siete due polpette. Vanessa, hai dei problemi? Siete. Ma cosa avete? Non riuscite a stare? Ma è così difficile stare su gonfiabile? Siamo 3-3. Ragazzi, non abbiamo ancora iniziato il gioco. No, siete 4-4. Ok, lancia la palla. Io la lancio. Ma devo avvicinare. Ma no! Stai lì, stai lì. Pronti? No. Vai, hai vado, via. Ancora. Oh! Sì. Era ora, vediamo. Aspetta, un tiro. Mi avvicino un attimo. Devi lanciare la palla, Vanessa. Vado. Sì. Anni, devi lanciare. No, io avvicinami un attimo. Perché ti devo avvicinare? Avvicinami. Vanessa è caduta. Non ci posso credere. Io non ci posso credere, veramente, non ci posso credere. 5-4. Vanessa, io siamo 5. Non abbiamo ancora giocato e tu hai finito. Anastasia, sei d'accordo prolungare fino a 10? Sì. Perché Vanessa ha perso stando ferma sul lettino, neanche giocando. Quindi sei d'accordo? E allora siamo 5-4. Per Vanessa, sta perdendo Vanessa. Aiutami! Vai! Aspetta. Adesso arriva a me la pallonata, io lo so. 5 pari! 5 pari! Prendi la palla, adesso la dovete prendere voi la palla, eh! Non sono più io a lanciarla! Vai Ani, devi prendere Vanessa!
Brava Vanessa, non ti ha presa, però sei a 6. Dove vai? No, guarda, Vanessa non riesce a stare ferma sul lettino. Aiutami! Ma cosa vuoi? Chi sei, Vane? Sì, ma non mi sono fatta prendere. Fa niente, sei caduta e hai perso il punto. Ma no, era 1. 6-4. L'ultimo tiro di palla avvelenata, ragazze. Poi ho in mente un'altra challenge da farvi fare. Quella che chi... 5. Ma mi ero seduta bene. Allora, tu non dovevi nemmeno scendere dal lettino. Quindi sei penalizzata e 6-5. No, non mi ero seduta bene. Vado. Mettiti bene che sto per lanciare la palla. Vado? Ok. Chi cadrà per prima? Lo scopriremo tra pochissimi secondi. Ok, Vanessa ha preso la palla ed è attaccata da Anastasia. Riuscirà Vanessa a non cadere? Presa! No! Alla mano! Non mi ha preso! Non lo so, dai! Sì, alla mano! No. Così. No. Se l'hai parata con la mano ti ho toccata, non ti deve toccare Anastasia! Ok, Anastasia, dai, no. Fai l'ultimo lancio. Aspetta, devo andare là. Sto cadendo. Ultimo lancio. Sono un po' dentro. Ok, sei. Sei pari. Siete. Sei. Cosa fai, Anastasia? Tanto sei caduta ormai. Va bene, 6-5, però adesso sali, dai. Allora Anastasia, ultimo tiro che poi facciamo l'ultima challenge. Vai. Perfetto, ok. Allora. Adesso si può votare. No, io dico Vanessa. Allora si può ma Vanessa è caduta dal lettino. Ma Vanessa, ma che problemi hai? Quindi Vanessa è a 7 e tu 6-5. Sta vincendo. No, 7, cosa dici? Io mi ho fatto 6-6 adesso. Allora 7-6. Stai vincendo. Stai vincendo. Siete tutte serene, tranquille? Sì. Anastasia, cerca di non cadere dal lettino perché stai vincendo per un solo punto. Quindi siamo 7-6. No. La Vanessa, ci sei? Sì. La mano sì, siamo 7-6 per te. Vanessa, stai perdendo. Adesso la prossima challenge è questa. Io vi passerò una pistola d'acqua a testa. Ve la dovete spruzzare addosso e il primo che cade dal lettino ha perso. Passagliela. E questa a te, Anastasia. Allora, avete capito tutto, vero? Sì. Pronti allora? E via! Vediamo quanto tempo ci mettete a cadere dal gonfiabile. Tu devi caricarlo ogni tanto quella, vero? No. Tu no, ma ti si scarica anche a te, stai tranquilla. Se si scarica la pistola e nessuna delle due è caduta, nessuna delle due perde un punto. Quindi fate anche attenzione. Ma non vale la pistola! Come non vale? Questo 7 sta per diventare un 8, eh? Io lo so. Vai Anastasia! No! Io non valgo! Mi posso tenere quando la devo cantare? Sarebbe meglio di no. Devi farcela da sola. Ma Vanessa, quella sono io, eh! Aiutami, Lazio! Anastasia, sei caduta, 7-7, guardate Anastasia, vendicativa al massimo, non accetta di perdere, dai Anastasia, può capitare. Bimbe, la prossima sfida sarà difficilissima, dovete salire nel gonfiabile opposto al vostro, quindi Anastasia dovrai salire sul gonfiabile di Vanessa e Vanessa dovrai salire su quello di Anastasia. Avete capito? Quindi con calma vi avvicinate e poi cercate di salire sul gonfiabile opposto. Via! Anastasia, ma sei bravissima! Ma doveva essere...
sei caduta anche te. Mi sembrava strano che questo challenge finisse bene. No, no. 8 a 8. Cosa c'è, Anastasia? Vuoi avere un'altra possibilità? Ok. Ok, dai. Ultima possibilità. Con la stessa sfida, perché Anastasia vuole rifarla. È diventata una balena bianca. Avvicinatevi. Ok. Vanessa ce l'ha fatta. E anche Anastasia, bravissime. Adesso ritornate sui vostri gonfiabili, dai. Comunque rimanete lo stesso 8-8, eh. Brava. Anastasia 9. Anastasia 9, Vanessa 8. Anastasia, Anastasia, no, Anastasia, Anastasia, 6-9. Ascoltami, io avevo concluso la challenge e tu hai voluto procedere e adesso ti becchi il punto. 9-8 per... 9-9, perché prima avevamo fatto un'altra. Non avevate però, non eravate cadute. Ok, prossima sfida in arrivo. La penultima sfida la decide Vanessa. C'è un'ape gigantesca che qua sotto vuol fare anche lei la challenge. Dove sei, la pina? No, che vieni, oh, io ho paura, questa è una vespa, non è un'ape. Vanessa ha deciso la sfida, la penultima sfida, ed è quella in cui dovete fare la lotta e non cadere dal lettino. Sei pronta, Anastasia? Pronte? Via! Non vale ribaltare il gonfiabile, dovete lottare, non ribaltare il gonfiabile. Sei riuscita a toccarmi. Mi prendete a sberlette? Con la mano, perché così è facile, no? No, ti devi staccare, Ani. Dovete lottare. Avvicinare. Oh, avvicina, vieni. No, però non può. No, sì, quando ti devo avvicinare si può anche tu. No, non vale. Ani, Anastasia, stai facendo il perimetro della piscina, non ti stai avvicinando. Okay. Ecco. Adesso siete vicine e adesso ti stacchi. E ha vinto Vanessa la challenge! Vanessa, sei la vincitrice di questa challenge e questa sera potrai spendere i tuoi 100 euro dove vorrai! Cosa c'è, Anastasia? Dai, cosa c'è? Anastasia, cosa? Ascolta, non bisogna... Ehi! La telecamera! Anastasia, non bisogna piangere, è un gioco. No, e nei non giochi. Non vince neanche lei! Come? Non ne vince neanche lei! Vediamo se Vanessa ha un buon cuore e dividerà i 100 euro con te. I tuoi 100 euro. Sei contenta? Sei stata bravissima! Allora, Vanessa, cosa vuoi fare? Anastasia è un po' offesa, anche se non ha niente di cui offendersi perché è un gioco. Vanessa, vuoi condividere i soldini con tua sorella? No. Niente, Anastasia, mi dispiace, tu questa sera rimarrai a casa mentre Vanessa godrà dei suoi 100 euro sui gonfiabili per tutta la sera. Salutiamo i nostri cucciolini, che il nostro video di oggi è finito. Questi li riprendo io, così non si bagnano. Ciao ragazzi, al prossimo video. Vane sta piangendo.
è arrabbiata. Dai. Guarda Anastasia, guarda tua sorella. Uno. Uno solo, eh? No, uno solo. Allora me li riprendo. Uno a te e una a Vanessina. Brava Vanessa. Questo gesto ti fa onore, brava amore. È arrivata mezzanotte, le campane sono in festa. Voglio spiare Babbo Natale, non ci vedo niente di male. Presto Anastasia, corriamo giù, mamma e papà.